Vincenzo, allora, come l'hai conosciuta? Allora, la storia ebbe inizio quando ancora mi trovavo in Erasmus. Il mio amico... Allora, arrivo all'aeroporto, dopo che c'era stata la mia promessa di andare a trovare, arrivo con Tuba all'aeroporto, e arrivo con Aikot all'aeroporto e mi dice che Tuba e quest'altra ragazza è Nif. Tuba, parente di Liuba? Penso di sì, però non nella smalla pace, però. Che si è tagliato un dito, tra parentesi. Se muore. No, ti vagheggio, non please, vai. Dopo mi spieghi. Comunque. Dopo mi spieghi. Comunque, che fa? Mi dice, quella Tuba e Elif fanno il te, ma Vincenzo a che ora arriva? Vediamoci alle 4, di qua, di là, ci andiamo a prendere un caffè. Ha fatto lui, ma lui arrivi in 2 all'aeroporto, un po' si deve riposare, le cose. Che fa? Ci vediamo domani, non lo sapeva che... ci vediamo domani, io là... Un giorno perso, già. Mannaggia giù, e lui mi ha corretto. Perché mannaggia giù? Mannaggia momento! A quel punto. Dice. Mi ha corretto su questa mia stella. Che ricca è questa? Che vai? Vabbè, vai! Mi ha corretto. Comunque, il giorno dopo era il suo compleanno. Io me ne ho attenzione! Di no, di Aikut, però. Ho visto le feste. È il suo compleanno, quindi ci incontriamo con queste mie amiche, sta pure Edith. Te la ricordi? Sì, come. Ecco, no. Allora lei lo chiama, lui fa rispondi tu. Io sono molto presente. Hello, how are you? No, faccio sì. Effendem. Lei inizia a parlare, faccio. No, comunque sono Vincenzo, fa. Lei rimane così, un minuto, 2-3 minuti di silenzio. 2-3? Non ci credo, 2-3 minuti. Una ranghia di 5-6 secondi, siamo scesi di tanto, cioè, di tantissimo. 5-6 secondi di silenzio. Maggio, 2 minuti di silenzio. Dice, 5-6 secondi di silenzio. Succede che? E lei il cuore, sentiva il battito del cuore, però. Si sentiva tutto. Attenzione, mi ha dato un battito, però. Battito animale. Sarale. Fortuna. Comunque vai. Fa no, per piacere mi passi Aikut, perché gli devo dire dove ci dobbiamo vedere. Quando sta maleducato. Quando sta maleducato, quando può parlare con me? Scusa. Lancia castigato. Bravo. Si è scavata la foccia da sola. Ma poteva fare causa per sé, mi sono domandato. Dici. Comunque, ci vediamo a sto locale, ci vediamo. Io inizio a parlare con lei. Vedevo che lei parlava. Diceva, no, io non sono tanto brava a parlare in inglese, bravissima. 10 volte più brava di me, non sono tanto brava. Va bene, pronuncio ottima, Oxford, mi sei bravo. Ma non mi ricordo le parole. Dice, grazie per la storia, quando non ci parli in inglese? Sono 4-5 anni, ci sta un po'. Per le parole ci penso io. Mi ho detto, fly down. Le ho detto, sto difendendo questa cosa. Comunque, lo dico sempre. Sì. Dopo sta stanzata, sì. Ha fatto anche tutti, fatemi una foto tutti insieme. Ah. E là è stato il momento che io che lei... ho colto il mio. L'hai cinta? L'ho cinta, mentre facevo la foto cinta delle ragazze. No, tu dovevi cingere solo lei, no, però. Una mano era più cingente. Un po' più. L'altra si sentiva che era meno cingente. Brava, in questa ma si vedeva. L'altra cosa. È vero? No, così. Comunque, dopo aver la cinta, ha fatto anche tutto. Va bene, allora fate 1, 2, 3, ci ho detto io. Invece di deciso ho detto una stronzata. Mi è piaciuto. Ti ha detto cinque. Ho detto io kusu. Che significa che la canzone è. Ah, quella canzone no. E allora loro si sono messi a ridere perché come se uno pecora. Ah, la canzone è bellissima, tipo. Tarkan te quella faceva. Ha fatto una canzone che si chiama Cuscus. Kusu, che è pecora. No, e lì sta in campo. Questo era un mago in mito. È un grezzo. Diciamo. Comunque arriviamo al sodo. Tutte ridono, allora lei si mette a ridere di qua di là. E comunque poi siamo tutti pomeriggio a parlare. Io vedi, poi facevano pure un po' lo splendido così, perché mi lanciavo un po', perché stando all'estero mi sono lanciato. In tutto questo tutti mi prendevano per russo, tedesco, polacco, tutte le nazionalità, tranne che italiano, anzi, quando dicevo italiano, mi sta dando visto parentesi, ma. Tuo padre, ma tua mamma è bionda? Ho fatto no, veramente non è tanto bionda, cioè, veramente sì, però si tinge i capelli, ho detto io. Ho fatto, ma tuo padre invece com'è? No, mio padre è scuro. E non guardato, ho fatto, Hanno anche all'uso a un'eventuale puttanaggine di mia madre. Solo per capito questi turchi di merda. Mamma li turchi. Puriti. Subito. Castigato. Come scherzi a parte. Scherzi a parte.
Vai, dici. Tutti i pomeriggi a parare, lei fa, a un certo punto me ne devo andare. E no, tipo alle 7:30, 8 di sera. Dice, comunque, ok, inizia la serata, dove ne va? Perché là loro... Me l'hai detto. Alle 10:30 se ne vanno. Sì. Come noi, diciamo. Sì, ma perché alle 10:30 ce ne andiamo a casa. Cioè, renditi una pausa. Scherzando. Dici. Comunque, non se ne va. Belle poi mi chiama. E fai, lo sai chi era? No, era Elif. Mi ha chiamato. Ha detto che mo torna perché sta venendo la cugina, quindi ha detto vabbè, invece di vederci a casa vieni qua, ci vediamo a Istanbul, sto nel centro di Istanbul, ci vediamo là. Comunque viene nel ristorante dove stavamo mangiando noi. Che cosa potevamo mangiare quella sera? Kebab. Tanto kebab. Per cambiare. Tanto per cambiare, per la mia gioia. Stiamo mangiando questo bel kebab nel piatto. Ah, per questa persona con mezzo buio, vai. Vai. È sì, giusto. Comunque lei torna e io faccio, no Eli, non devi sedere vicino a me. Sì, a fregola. Bravo. Mettiti a cuso. No, Eli, cuso cuso. Scusa, dico, dici, la faccio della fianca a me, allora faccio il pezzo tutto il tempo, no, giustamente faccio le mie, poi ci facciamo iniziare a fare le foto, poi facciamo varie foto. Le ho viste quelle foto io, già c'è l'intesa. No, le foto con la macchinetta, le ho viste con la sul cellulare, carico. Quelle porno non le ho viste. Sulla macchinetta, non le devo caricare ancora. Le 700 foto che ho fatto con la macchinetta le devo ancora caricare. Comunque, è comunque così, che faccio io? Saltando tutti i dettagli della sera, come si fa così, faccio le mie pantomime anche in Turchia. La sera stessa, fatta, ha detto, mo stasera aggiungi la sorpresa. No! Aspetto che mi aggiungi. Non l'aggiungerò. Aspetto che la aggiungi. Caso mai, l'aggiungo. No, loro non l'aggiungono, lo sapevo questo, quindi avevo io ad aspettare, ho dovuto fare il tipo in drammatica. Ah, le musulmane non aggiungono. No. Loro, ma di loro. È vietato nel Corano. C'è una sura del Corano che dice che... No, se non sono amici stretti, pure tipo, che ne so, io e Federica è una tua amica, ci vediamo una sera, magari io e Federica l'aggiungo perché mi sta simpatico, abbiamo parlato, loro no, non sa usa. Si devono vedere almeno 50-60 volte. Ah, ok. Quindi ho detto, siccome io 50-60... Quindi ognuno tiene 6-7 amici su Facebook, no come noi che 9.000 amici. Ah, ok, ho capito, bello. Comunque bel io posto. Faccio, la sera stessa non l'aggiungo, dico, non ti aspetta. Andrea dice, ma perché non mi aggiungo? Devo insinuare il tarlo del dubbio nella sua mente. La devi far friggere. La devo far friggere. Come Gagliato ti insegna. Come Gagliato ti insegna. La regola. Ho pensato io là, ho fatto la regola delle 30 ore. Perché 3 giorni. Va bene. Per la vita. Bisogna stringere, sì. È giusto. Il giorno dopo l'aggiunta e gli ho mandato un messaggio. Ho fatto, ciao, come stai? Non so che panto mi ho fatto. Ci vediamo, scopiamo, strano, un tempo era io che l'accettavo. Dice, beh, che l'ho dice? Aggiunta, lei? Ho detto, ah, come stai? Ti ricordi? Ho fatto. Cioè, ti ho trovato tipo. Ah, la pantomima. Tra i suggerimenti di amicizia, due amici in comune. Suggerimenti di amicizia. Vabbè, questa è una cazzata che dice spesso. Però funziona sempre. Eh certo, anche in Turchia, anche oltre Manica. Anche oltre Manica, funziona sempre. Oltre Bosforo. E credo che era ma. Ah, sì. Dal nord, però. Dice. Comunque. Allora fa ah sì, mi fa proprio piacere che mi aggiunga. Magari su questo lavoro ce l'ho chiamato là. Tutto via. E se quando l'ho pagato? 3,50 euro. Vabbè, ma non è possibile. Istanbul è altro che devo andare. Comunque è un bel investimento. Serve, va. Pure la birra sesta. No, ma pensavo che è sotto di roba che ti porti a casa. Sì, sì, infatti come la vincia pure te la riempi, come l'aveva detto, non c'è niente di strano. Comunque, tornando a cose serie, l'aggiungo, ci mettiamo a parlare e messaggiamo tutta la notte, fino alle 3 di mattina. Tutta la notte. Dalle 9:30, 3 mattina. Su 6 ore. Quanto ti costa? Ma tutto messaggiato con Facebook. Ah, perché loro non la usano la chat. Non ci piace. No. Preferiscono il messaggio troppo privato. Inizio. No, non ci piace proprio perché c'è che si intacca, non è un problema. Ah, beh, certo. Il messaggio privato è meglio. Ce l'hanno anche qua i problemi con la chat, quindi. Comunque, messaggi privati, anche io, memore degli insegnamenti del buon Gagliardo, il qui presente regista, che saluto. Ciao, Fabrizio. Ciao. Che faccio? Faccio, senti, ma visto che questo Facebook mi sta dando dei problemi, ah, perché c'è stata una pantomima precedente, avevo commentato lo stesso messaggio di iTunes, però io avevo sbagliato a scrivere delle cose in inglese, allora che ho fatto? Ho cancellato il commento, l'ho riscritto, e poi ho detto, per non fa figura in me, ho detto, il mio Facebook mi dà dei problemi, ma non so perché ultimamente non funziona proprio bene. Allora lei, poi dopo, mi ha risposto nel messaggio privato, è vero, pure a me ultimamente ti ha detto, ma ce l'hai MSN? Che non ce l'hai? Ce l'hai Skype? Ma ha fatto, no, Skype non ce l'ho, però c'ho un messenger. Ho fatto, ah, MSN, ha fatto sì. Ha fatto lei, e tu ce l'hai? Se Ma sì. Sì?
ha fatto, ah, il mio contatto è subito mandato. Allora, attenzione. Un giorno sei stato pagando per MSN. Perché lui non lo usa mai. Però, da parentesi, ho convinto lei a farsi Skype, infatti non l'hai lasciata su Skype, perché io persuado. L'hai convertita. L'ho convertita. Comunque, chattiamo, allora iniziamo, passiamo dai messaggi di posta privata alla chat. Allora inizia a fare un gredino, faccio comunque, lo sai, sei proprio... oggi sono stato proprio bene con te, lo fa, pure io, mi piace troppo parlare con te, di quali altri un po' queste pantomime bene, perché veramente mi trovavo bene a parlare, però un po' di pantomima ci vuole sempre. C'è, sempre. Simulari et dissimulari. Dicevano gli antichi. Diceva Cicerone contro Catilina, che simulava e dissimulava, e faceva bene. Come il copo, siamo parenti. Dice. Mi stiamo a chattare là sopra. Sono proprio stronzo, comunque. Nota per il pubblico. Iniziamo a chattare là sopra, mi piace, mi è piaciuto assai, di qua anche a me, di qua di là. E intanto poi iniziamo a mandare le zeppate piano piano. Ma cioè, lo sai che sei proprio carina. Sei proprio. Ah, ragazze come te non ho mai incontrate, boh. Poi a me piacciono così, con i capelli neri. Proprio! Il mio tipo è donna. Le diceva perché lei poi che faceva, diceva le cose alte, io a un certo punto mi sono sotto in dubbio, ma non è che questi due mi stanno a pigliare culo e capaccia la figura di me, invece no, perché poi ho scoperto che lei lo metteva all'amico quindi in particolare doveva essere castigato era una volta, giustamente, già aveva un castigo in più, lo voleva proprio, sì. Lo metteva all'amico, salutate il buon Daniele che è qui con noi. E lui è l'opinionista. No, ma senta, signor Mazzella, quindi secondo lei è il 40esimo, dici, ma... Comunque, ci vediamo domani, sì, ci vediamo. Ah, ecco qua, sabato. Il venerdì nel villaggio. Era il secondo giorno che parlavamo, il sabato. Allora, io domani mi dovete con le mie amiche di quel qua. Attenzione. Attenzione. Potrebbero non, magari ci sta anche qualcuno che mi potrebbe frizzare, sì. Però non è vero, questo non l'ho pensato, ma adesso non voglio attenzionare col pubblico. Ho detto però per i miei amici qui, che uscivano solo tra maschi. Sì, l'esco solo tra maschi. Cioè, ha fatto accoppiare anche gli altri, infatti ho fatto anche degli incontri di propizi che potrebbe sbocciare tra 5-6 anni un amore, perché sì. Come vanno loro a rilento. Sì, infatti, tra 6 mesi si aggiungono su Facebook, ah, voglio fa. Butto le fatte. La firma, no. Ogni volta che andrai a morirai. Ma dici che è un hook, un gancio. Ah, sai che tu devi con il caffè di ok, quello è hook. Capitano Uncino. Dici. Comunque, faccio sentire, no, mi farebbe proprio piacere se domani venissi. Ti vorrei vedere. Non lo so, sono le mie amiche. Però fare anche io vorrei vederti, mi dice. Si è sbilanciato, perché una Maslim che mi dice una cosa del genere, si è sbilanciato. Io però, quindi tanto non insisto perché non vorrei essere, capito voi, invadente. Non ce l'ho, vorrei si presente, porto tutte 50-60 le amiche dove stavamo noi. 50, quante erano? 6 di loro. Le porta al nostro rendezvous. Io mi siedo ovviamente, sono ne approfitto e mi siedo vicino a lei. E iniziamo a parlare così, nella sciocchezza, cerco di prendere la mano. Così, subito. Attenzione. Fiora la mano, lei mi guarda e mi sorride. Dico, ah, allora ci sta. Capisco. Ma sul Corano come la vedono questa cosa? Non lo so, non mi sono informato, mi informerò. Perché? Comunque, poi la sanzione prevista per. Il sabato poi loro se ne vanno perché sembra 10:30 a sta casa. Fanno mime. Quindi facciamo il sabato sera nell'omosessualità. Però ci divertiamo lo stesso perché facciamo discorsi un po' più da discorsi da uomini. Quelli che di solito qui vengono fatti con un'altra di donne. Là non si possono fare, quindi discorsi da uomini.